svolta sabato 30 giugno la prima edizione della Notte Bianca dello Sport, organizzata dall'assessorato allo sport del comune di Palma Campania, il forum dei giovani e la Proloco Castello di Palma, l'associazione commercianti. Ci sono stati diversi spot, quali il torneo di burraco, il torneo di paintball, di ping pong, di calcio saponato, eccetera. A termine della manifestazione c'è stata la premiazione in piazza. Un evento che ha coinvolto anche diversi bambini che si sono divertiti nelle giostre gonfiabili poste lungo via Roma. È andata troppo bene, anche se, no, io direi anche se l'arbitro causa l'assessore, che non è riuscito a essere imparziale, ma ci ha trattato male, abbiamo perso peggio la finale. Peggio meritate, soprattutto per colpa tua. Che parli fino a prenderti le coppie, riconoscimento e non vieni a lavorare. Fai l'intervista e non ci azzicchi niente. Comunque si ringrazia Pia Giarendino che comunque è la sua presenza e siamo arrivati in finale. Meritatamente, dai, possiamo dire. E avete perso anche meritato. No, dai. Un gol annullato sul finale. Fischio finale. Fischio finale. Mi lancio su questa prima notte bianca, assessore. Andare allo sport penso che sia andata bene, poi la partecipazione di tanti giovani, tante associazioni, non ci fa altro che piacere. Certamente è da ripetere ed aggiustare qualcosina, migliorarla, però per tutto c'è tempo.